3, 2, 1, via! Sono 140 chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli che dallo scorso sabato pomeriggio sono state illuminate a festa dalla Camera di Commercio. Il presidente dell'ente, Ciro Fiola, insieme con il sindaco Gaetano Manfredi e l'arcivescovo Monsignor Domenico Battaglia, ha premuto il pulsante che ha acceso le luminarie del progetto Illuminiamo il Natale di Napoli. Alla cerimonia che si è svolta nel Salone delle Grida di Piazza Bovio hanno partecipato 10 bambini provenienti dalle municipalità cittadine, un'ideale rappresentanza dei fanciulli di Napoli. Noi vicino all'illuminazione di Napoli ci abbiamo messo 18 milioni e mezzo per portare i turisti, infatti abbiamo offerto la terza notte gratis più una cena. Nei prossimi giorni vedrete una città ravvivata da tutte altre iniziative che farà la Camera di Commercio. Le polemiche, 2 mesi di polemiche per come dire, un evento unico e straordinario. Avevamo detto che le prime 2 settimane di novembre avremmo illuminato Napoli. Ebbene, parola data e confermata. La seconda settimana di novembre, per la prima volta nella storia di Napoli, si illumina Napoli. Ci auguriamo che le luminarie rappresentino veramente un segnale di serenità, di feste natalizie che rappresentino veramente una svolta e che guardino a un nuovo anno che riesca a far realizzare quelle speranze che i napoletani e la città hanno di maggiore serenità, ma anche di un nuovo sviluppo e una nuova ripartenza.